Ciao Emily, come stai? Benvenuto, entra e ti mostro la mia casa. Ehi, buona visione Matrigna, buon caffè pure, ma qualcuno ha spaccato la finestra. Chi è stato? Una pietriciola! Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Luke in questo nuovissimo video. Oggi torniamo con la serie di Schiridole, Evil Emily, perché i cari indiefisti, gli sviluppatori di questi due fantastici giochi, hanno pubblicato il nuovo trailer ufficiale della matrigna super cattiva della bambola cattiva, The Curse of Stepmother Emily, un nuovissimo gioco in arrivo. Quindi oggi andremo a fare il video reazione. Io volevo anche ringraziarvi perché abbiamo raggiunto 2000 iscritti del canale. Sì, grazie mille a tutti ragazzi per il vostro grande supporto e sostegno soprattutto. Grazie mille davvero tanto e domani festeggeremo alla grande perché uscirà il video speciale 2000 iscritti, quindi mi raccomando non mancate. Ma adesso concentriamoci con la nostra cara Emily. E andiamo a fare il video reazione al nuovo trailer. Ed eccoci qua nel trailer, la sigla degli Indie Fest. Ciao capo di Smiling X-Corp, ciao nonno barbuto di Ericsson, come state? Spero tutto bene. Il logo Indie Fest. Ovviamente prima che inizia il trailer arriva il robottino a romperci le scatoline, quello di Smiling X-Corp. Ciao piccolino, come stai? Vattene via, sta bella faccina sorridente. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, se no vi mando a casa questo robottino. Che è insopportabile, mamma mia, che è sta cosa. Il TG5 Rai 1, mamma mia, che sigla, mi ha fatto venire uno jumpscare. Allora, sta iniziando il trailer con un uomo con in mano un microfono, quindi presumo che sia un giornalista che sta andando a suonare adesso il campanello della casa della matrigna. Ciao Emily, come stai? Benvenuto, entra e ti mostro la mia casa. Ehi, ma come ha sbattuto forte la porta? Adesso si è costruito pure un forno a legna, ma si sta bruciando i capelli, guardate! Ehi, ma si stava trasformando in un mostro! Ah, bellissimo pure il giardino! Vedo che ha ristrutturato veramente bene la casa. Ah, buona visione, Matrigna, buon caffè pure, ma qualcuno ha spaccato la finestra! Chi è stato? Una pietricciola! Mamma mia, la Matrigna si è trasformata, ma questa qui! Più che una Matrigna è la moglie di Hulk, forse! Mentre il protagonista è scappato via! Lasciate il microfono per terra, ho sentito una donna gridare, pure sta succedendo. Ma salve! Grazie per la visita! A presto! Che bella faccia che hai, Interferenza, ciao ciao! Quindi termina qui il trailer, ragazzi, veramente bellissimo. Presumo che questa sarà la intro proprio quando inizia il gioco. E quindi, come spiegato anche nei vecchi teaser trailer, che andiamo subito a vedere. The Curse of Stepmother Emily. Dopo la lunga battaglia con Bo Peep, Claire, attraverso un suo programma televisivo, ha scoperto che la sua matrigna Emily è tornata nella vecchia casa, come abbiamo visto poco fa. Quindi adesso lei si sta avvicinando verso la casa, la nostra cara Claire, però la porta è chiusa. Ma perché? Quindi decide di prendere una bella pietricciola e lanciarla verso la finestra e romperla per entrare. Però la matrigna si accorda di noi, si trasforma in una gigante e ci schiaccia! E questo era il primo teaser trailer ufficiale. E ci spiega proprio come è ambientato il gioco. Che sarà ambientato dopo Schiridol 2, quando Claire sconfiggerà di sicuro Bo Peep e salverà Babbo Natale e suo padre. Quindi poi, nel programma televisivo che abbiamo visto proprio nel nuovo trailer, questi qua hanno fatto una brutta fine, il giornalista e qualcun altro che era andato proprio a intervistarla. E quindi poi lei decide di andare a dare un'occhiata. E adesso andiamo a vedere le screenshot del nuovo trailer ufficiale. Inizia con la sigla di questo programma televisivo. Poi si vede il giornalista con in mano, oltre alla sua bella mano qua che sta sempre immobile a tenere il microfono, firmato Indie Fest, dove si sta avvicinando verso la casa della nostra cara matrigna Emily. Qua sopra dice pure, oggi nel nostro programma Case Rinnovate visiteremo una delle case più antiche e storiche della regione, che questa casa è la stessa che c'era anche su Evil Emily e Scary Doll, però alle vicende di Scary Doll sono passati veramente tanti tanti anni e quindi la nostra cara Emily ha ristrutturato e rinnovato la casa. E quindi questi qua che fanno questo programma vanno proprio a intervistare e a visitare la gente che rinnova le case. Quindi stanno andando verso la nostra cara Emily. Qua si possono anche notare le pietricciole, come abbiamo visto poco fa anche nel vecchio teaser trailer, che queste qua vanno usate per distruggere i vetri delle finestre. E poi hanno aggiunto pure adesso un campanello veramente carino. Nel teaser trailer non c'era prima, quindi il nostro amico sta andando qui a suonare il campanello.
E all'improvviso gli apre la nostra cara Emily, che rispetto ai voli Emily a Scary Doll era diversa, era più giovane ovviamente. Qui adesso è invecchiata perché adesso sono passati tanti anni, quindi dice benvenuto, oh, entri, ti mostro la mia casa. Lei già sapeva di questa intervista, di questa visita, e quindi è molto gentile. Ma quando il caro amichetto con in mano il microfono entra, succede qualcosa di strano. Emily sbatte forte la porta chiudendola e si vede che si era anche trasformata per qualche secondo, perché qua era diventata con i capelli bianchi e la faccia tutta arrabbiata. Se andiamo avanti invece torna normale, tutta bella sorridente, come se non fosse successo niente, perché ci sta trollando. Lei fa finta di essere un lupo travestito da pecorella, qui con questa faccia arrabbiata e con quest'altra tutta bella felice, come se non fosse successo niente. Ma grazie Emily, veramente. Caro amichetto, se fossi stato in te sarei scappato subito. Quindi qua adesso la nostra cara Emily ha costruito anche un forno a legna, veramente bellissimo, dove dice, ha un buon odore, non credi? Quindi qua che sta facendo? La pizza magari? Starà preparando qualcosa con il fuoco, però cara Emily, non dovresti avvicinarti troppo con la testa, con i capelli, soprattutto al fuoco, perché poi prende il fuoco lei, guardate, nei capelli. Veramente una cosa incredibile. Però, mentre sta prendendo il fuoco, si arrabbia e si sta per trasformare nuovamente nel mostro cattivo. Guardate qui la trasformazione. Lei quando si arrabbia diventa gigante. Quindi abbiamo capito una cosa. Quando Emily si arrabbia o gli succede qualcosa di brutto, si trasforma, proprio come Hulk, mi ricorda, il nostro caro mostro verde. Quindi Emily è la stessa cosa. Quando si arrabbia si trasforma in una gigante, tutta potente e forte, perché vuole copiare il nostro Hulk. Magari lei è la moglie proprio del nostro caro amicone verdone, chissà. Veramente cosa incredibile. Poi qua ci fanno vedere pure il giardino che è stato cambiato, veramente bellissimo, hanno aggiunto pure un tavolo. Mamma mia quanto sono grandi sti piatti, manco io ho dei piatti così giganti. Che ci mettiamo qua? Un pollo arrosto, anzi il coniglio, dato che quel povero coniglietto che c'era su Evil Emily Scary Doll lo abbiamo distrutto ormai. Quindi magari la nostra Emily se lo va pure a mangiare, pure questo bicchiere. Non bere troppo, mi raccomando, cara mia, che già ti vedo agitata. Qui si sta mettendo a parlare, dice pure qui sopra, questo è il mio meraviglioso giardino, non è meraviglioso? Eh sì, cara mia, perché adesso è stato reso più bello, anche il pozzo qui, il laghetto, hanno aggiunto il ponticello, hanno creato anche una cascata qui pure con il laghetto. Veramente hanno fatto bellissima questa nuova zona del giardino, bellissimo veramente. Qua c'è pure la paglia, quindi adesso la stalla mi sa che non c'è più come c'era sui volemi di Scary Doll. Anche le grotte sono state chiuse dalle rocce di sicuro, anche bellissimi qua gli alberetti, veramente bellissima questa mappa. Comunque qui Emily sta parlando, poi qua tutta tranquilla, seduta al divano mentre il nostro amichetto lo sta intervistando. Lei si guarda un bellissimo film su Netflix, si sta bevendo pure il caffè. Ma alla salute cara Emily, mi raccomando, stai tranquilla, non ti arrabbiare, veramente bello qui. Ci sono anche armadietti, cassetti da aprire. Io scommetto che questi cassetti li dobbiamo aprire, eh sì. E di sicuro non ci troveremo niente, già ve lo dico. Qua c'è pure una finestra, chissà se dobbiamo romperla, dei quadri, veramente bello. Però poi succede qualcosa all'improvviso. Qualcuno lancia una pietricciola che stava fuori e distrugge il vetro della finestra. Non è che forse è stata Claire, come avevamo visto nel teaser trailer, il primo? Arriva e spacca la finestra. E quindi succede che Emily si arrabbia, diventa di nuovo gigante. Qua dice, mi scusi, torno subito. Si sta proprio trasformando in un mostro. E quindi il nostro caro amichetto giornalista dice, corri, 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 usciamo di qui, prima che questa qua ci viene a dare un abbraccio forte e ci fa del male. Veramente come Hulk la nostra matrigna, quando si arrabbia si trasforma, diventa tutta muscolosa. Quindi il nostro amichetto scappa, lascia pure il microfono. Guardate qui, corri, corri, scappiamo via. Comunque matrigna, io ti consiglio di comprarti una nuova TV. Avresti bisogno del digitale terrestre, del decoder. Adesso tutti i canali saranno in HD, quindi cara matrigna, come farei a guardare Netflix poi? Lo dico solo per te. E quindi poi arriva la matrigna, che dice grazie per la visita e a presto, ciao ciao. Quindi la nostra cara Emily si è trasformata, come sempre, i capelli bianchi come una strega, la pelle è tutta rossa perché si è abbronzata troppo, gli occhi diventano invece viola. Veramente cosa incredibile, qua sta ridendo.
i vestiti anche distrutti, ma poi con la faccia arrabbiata. Che denti perfetti pure che ti sei messo, matrigna, una dentiera, veramente denti perfetti, incredibile, tutti bianchi, brava la matrigna. E quindi poi il trailer termina così, l'interferenza e ciao ciao. Quindi io presumo che questa sia la intro del gioco proprio. Quando inizia ci sarà questo filmato che una persona la va a intervistare a Emily, però poi si arrabbia troppo, quindi il giornalista scappa via. Però io sento anche una voce poi, verso la fine del trailer, una donna che grida. Quindi vi chiedo chi sia questa donna. Avevamo anche sentito proprio gridare nel teaser trailer numero 2 della scorsa settimana, quando Emily ci stava inseguendo, mentre era diventata come Hulk proprio, grande, forte, con questa bella faccia qui. Poi si è sentita una donna che gridava con la stessa voce. Quindi forse era Claire, che era quella che aveva spaccato il vetro. Quando la cara Claire ha visto in TV che la nostra cara matrigna è stata intervistata, perché non era la prima volta questa. Perché tante volte, come abbiamo visto anche all'inizio, quando ha aperto la porta, la matrigna era già diventata quasi un mostro. Poi quando si era bruciata pure si era già trasformata. Quindi magari questa non è stata la prima intervista. Quindi la nostra cara Claire avrà visto già qualche ora prima questa intervista, e quindi poi è andata, ha spaccato il vetro della finestra, e come è successo al primo teaser trailer è stata rapita. Quindi poi noi dobbiamo scappare da lei, annullare la maledizione. La maledizione di Hulk proprio. Veramente bello. Comunque ancora non si sa la data di uscita ufficiale del gioco. Di sicuro uscirà pure un altro trailer dove faranno vedere il game over, come era successo anche con Scheridolo o qualcos'altro. E quindi per il momento, ragazzi, questo video termina qui. Vi ringrazio per la visione, spero anche che vi sia piaciuto. E quindi ci vediamo domani con il video speciale 2000 iscritti. E in più vi ricordo che c'è pure la pre-registrazione di questo nuovissimo gioco fantastico in arrivo. E quindi adesso vi lascio ai saluti, ragazzi. Grande saluto a Ifernape08 e Federico Morrone, che volevo dare anche le sincere condoglianze perché purtroppo in questi giorni ha perso una persona molto importante nella sua vita, suo povero fratellino. Quindi mi dispiace davvero tanto, caro amico. Io ti starò vicino, anzi tutti ti stiamo vicino, augurandoti di riprenderti e di rimetterti al più presto. La vita va avanti, ma comunque tuo fratello ci sarà sempre nel cielo a sorvegliarti, a controllarti, per guidarti verso la giusta strada della tua vita. Quindi mi dispiace davvero tanto, amico. Ti auguro il meglio nella tua vita. E quindi ciao a tutti ragazzi, se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo la parte video che più vi è piaciuta e poi Luke salutami e ciao ciao!